La piazza del Bernini è articolata in due parti. L'ovale, con i due emicicli formati da quattro file di colonne raccordate da una trabeazione piatta. E la distesa di forma trapezoidale, con i due bracci orizzontali che, partendo dai colonnati, divergono leggermente e raggiungono la basilica. La facciata, allontanata così dall'ovale, risulta più equilibrata e slanciata da questo effetto illusorio. 240 metri di diametro dell'elisse, ben 52 metri in più rispetto al Colosseo. Il centro della piazza è indicato dall'obelisco di travertino rosso, alto più di 30 metri. Ai lati dell'obelisco, due fontane con tre vasche sovrapposte. I colonnati, di 284 colonne e 8 pilastri in travertino, sono coronati da una serie di ben 140 statue di santi, alte 3,10 m, e da sei grandi stemmi di Alessandro VII, il Papa promotore della costruzione. Per sviluppare la prospettiva della piazza, Bernini progetta le quattro file di colonne aumentando il diametro. Raggiungendo i dischi di granito ai lati dell'obelisco, si ottiene una visione esclusiva delle colonne che si affacciano sulla piazza, mentre le altre si allineano quasi muovendosi per raggiungere le proprie fila. Il colonnato di San Pietro rimane il più grande progetto architettonico del Seicento e tra le più scenografiche realizzazioni della Roma barocca. Con il suo progetto, Bernini riuscirà ad offrire al cristianesimo un ideale epicentro culturale e religioso.